Stai già facendo un video? Molto bene. Bene ragazzi, siamo tornati oggi per andare a modificare il KTM SX125. Infatti, per la stagione estiva, coronavirus permettendo, torneremo a fare dei sani giri sull'asfalto col Motard. In questi due video andremo a rikittare la moto da Motard, quindi cambieremo i cerchi, cambieremo l'impianto frenante, il cerchio anteriore, tutte le plastiche, perché abbiamo fatto delle plastiche e delle grafiche personalizzate. Chi ci segue su Instagram ha già avuto degli spoiler. Chiaramente, se siete tra i fortunati che avete indovinato determinate cose, avete già avuto degli spoiler delle grafiche, delle plastiche e, cose non da poco, andremo a cambiare lui. Scarichello completo. Chiaramente, chi ha indovinato ai sondaggi su Instagram ha anche avuto lo spoiler sullo scarico nuovo. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo a smontare. Allora, mi trasformo per un momento nel cameraman e il cameraman fa il meccanico. Andiamo a smontare tutte quelle che sono le plastiche. Siamo solo in due, quindi non vi porteremo al 100% con noi, ma smontare le plastiche siete capaci tutti. Mi raccomando, fornitevi di questo coso qua, che è fondamentale per non perdere le viti. Non arrivate a questi livelli di sporco sul filtro dell'aria, eh? La sua faccia quando l'ha aperta non è stata delle migliori. Bestemmia inclusa pure. Cose che capitano. Comunque questo penso che lo butteremo via. Come potete vedere, la moto è priva di plastiche. Step successivo di ora è tirare giù il serbatoio e poi vedremo come tirar giù. Il serbatoio. Sì? Questo. Sì? Perché va giù il serbatoio. Così. Per pulire bene sotto. Vedremo come tirare giù la cassa filtro, che ci ho provato una volta e non è venuto tanto bene come da mestiere. Ora svuotiamo la cannetta che porta dal serbatoio al carburatore, siccome siamo poveri. Centesimi di spazio. Importantissimo. Abbiamo messo il tappo per la cassa filtro prima di far macelli. Abbiamo eliminato la parte sottostante della cassa filtro bianca e la sostituiremo con questa nera, nuova. Bellissima. Johnny ha eliminato terminale e pancia. Io ho tolto il serbatoio. Ora andiamo a togliere le forcelle e chiaramente prima la ruota anteriore. Ruota anteriore smontata. Abbiamo già smontato anche il manubrio con tutta la varia strumentazione. Ora ci prestiamo a smontare la ruota posteriore. Smonteremo anche la catena. Le ruote smontate con non poca fatica, al momento ribaltiamo la moto. Forcelle smontate. Il buon Johnny qua si è già messo a lavarle, a pulirle, tirarle belle lucide. Johnny, vuoi fare un commentino? Queste sono pulite, di tutto il resto è pulito. Ragazzi, ora con una chiave dell'otto andiamo a smontare il cruno a catena, che l'ho comprato nuovo, KTM originale, e il pattino catena, che anche quello lì è nuovo, originale, perché questi qua dopo 150 ore sono finiti. Abbiamo la copertina? Ci siamo portati avanti, è arrivato anche il supporto di gente che se ne intende, papà di Johnny, e abbiamo smontato quelle che sono le piastre, quindi abbiamo smontato per dare una pulita ai cuscinetti qua sotto, che adesso andiamo a ingrassare, e i cuscinetti questi là abbiamo già ingrassato. Al momento andiamo a chiudere le piastre e le riportiamo come se fossero nuove. Bene ragazzi, per oggi il video termina qui. Abbiamo smontato le piastre, ringrassato tutti gli ingranaggi così adesso scorrono con piacere. Tirato giù tutte le plastiche, la cassa filtro qua c'è un piccolo spoiler. L'abbiamo già rimontata, quindi vi può far capire di che colore verrà la moto. State attenti su Instagram, vi siete già iscritti, non l'ho ancora detto forse. Iscrivetevi su YouTube, iscrivetevi su Instagram, supportateci così possiamo portarvi nuovi contenuti, nuovi video, nuove cose interessanti. Quindi questo è un piccolo spoiler. Abbiamo tirato giù la ruota posteriore, smontato con una catena, pattino catena. Noi ci vediamo in un prossimo video dove andremo a rimontare tutto. Bella ragazzi!